Nel lontano 1894 Giuseppe Partini ideò il progetto del complesso educativo del Regio Conservatorio di San Raimondo, detto del Rifugio. Qui, da tutta Italia, le giovani di buona famiglia studiavano seguendo un programma all'avanguardia e attento ad ogni aspetto della persona. Il piano di studi comprendeva tre ambiti. Quello morale rileggeva la precedente impronta religiosa in un'ottica sempre più laica. Quello intellettuale prevedeva, oltre alle consuete discipline, lo studio delle lingue straniere, della filosofia e della fisica, fino ad allora escluse dall'istruzione femminile. Quello fisico riguardava la buona salute delle educande, la cura personale e l'alimentazione. Una particolarità era l'attività di giardinaggio. Ad ogni educanda veniva affidata un'aiuola per sviluppare un senso di responsabilità e cura. Le attività all'aperto erano un modo per mettere in pratica principi di storia naturale e fisica trattati durante le lezioni. Vivere il giardino era parte essenziale della quotidianità delle educande. Era per loro un luogo di ricreazione, dove riunirsi e scambiare confidenze. Il passare degli anni e le trasformazioni dell'istituto non riducono la dimensione culturale e viva del giardino. Siena, autunno 1937. Tornate da scuola, il pranzo e mezz'ora di svago. Tempo che appena cominciava era già passato. Dopo mangiato lo studio fino a sera, ma dalle 5 alle 6 c'erano merenda con pane e frutta e la ricreazione in giardino, oppure, se era brutto tempo, nella grande stanza dove si stava insieme. Quella con la musica, quella per ballare.